Dicesima giornata del calcio Dilettanti, la prima puntata su Dinese Channel, e l'esordio di questa trasmissione Dilettanti in Gol, dove vi racconteremo il calcio regionale mostrandovi le immagini, analizzando con rubriche, leggendo. I giornali con la rassegna stampa, raccontando poi tante storie di calcio dilettantistico. Storie come quella scritta dal Diana, squadra di promozione Girone A che ha battuto il Fagania nel derby di Fagania sabato, un derby che tornava dal 1986. Un derby appunto ricco di storie. È proprio questa squadra che noi dedichiamo la copertina di Dilettanti in gol. E poi si parte. Fagania 1! E la festa del Diana! E la vendetta che cercava dal 1986! Che forse non te l'ho mai detto, ma era una vita che ti stavo aspettando! Il Diana l'aspettava da una vita questa vittoria, perché San Vito di Fangania, il comune più piccolo, era dagli anni 80 che non incontrava nel derby il comune più grande, quello che di nome fa solo Fagania. E anche se la memoria può sbiadire, a San Vito ancora ricordano il gol che decise uno spareggio, siglato da Chiarvesio, che ora è diventato sindaco. Matteo Carnelos che ha deciso questo derby, sai che l'ultimo che aveva deciso un derby poi è diventato sindaco? Quando ti candidi? Ma non so, eh, forse domani. Vediamo, appena ha deciso il Erbi, mi candido subito. Carnelos sa essere un leader di questo Diana che dosa le ambizioni e riassume la sua stagione con la concretezza tipica friulana di quelli che dicono «Fasin c'è che si rive», che non significa darsi per vinti, ma dare tutto quello che si può senza macinare rimpianti. E il Diana ha dimostrato di saper fare anche la promozione, e il sindaco di San Vito di Fagagna o qualsiasi residente in questo piccolo comune può essere orgoglioso del suo Diana che aspettava una vittoria così da una vittima. Diana squadra copertina, ma vedremo in questa puntata tutti i protagonisti di questa undicesima giornata. Cominciamo allora ad analizzare quello che è successo partendo dalla prima categoria, risultati e classifiche, e poi come sempre immagini, prima categoria, girone A. Guardiamo cos'è successo con l'aiuto della grafica. Camino Rivolto 2-1 il derby, Caneva batte Vaiont 1-0, Barbeano batte Gravis 1-0 0-0 tra Maniago e Corva. Lunio Pasiano batte Codroipo 2-0, San Quirino Virtus Roveredo 2-1, Casarsa batte Valeriano 2-1 e infine 1-1 tra Valle e noncello, e vi vai! Rausedo classifica. Casarsa in testa a 28 punti, Corva segue a 25, Staccate, Codroipo e Vivai a 19. In fondo alla classifica 11 punti per Valeriano e Vaiont, Valle Noncello 9, ultimo posto per la Virtus a 3 punti. Andiamo a sottolineare tramite la rassegna stampa un po' i protagonisti di questa categoria. Beh, innanzitutto il Casarsa. Il Casarsa non si ferma più, titola il Gazzettino, vince per 2 a 1 e come visto vola più 3 in classifica. Andava in scena al derby tra Cammino e Rivolto sabato, vince il Cammino che si rilancia. Il Messaggero Veneto gli dedica l'apertura nello spazio dedicato alla promozione. Otto Galli e Reniero lanciano il cammino rivolto che quindi finisce al tappeto. Prima categoria Girone A, questi protagonisti. Prima categoria Girone B, andiamo a, a, con la grafica a visionare risultati classifica Real Udinest continua a correre batte anche l'Ancona 2 a eh, 0 Buiese Isontina 2 a 1 uno dei risultati di giornata una delle partite che vedremo caporiacco Rive finisce 0 a 1 Ragogna batte la Fulgor 1 a 0 altro risultato importante si ferma la Fulgor Martignacco batte la Varian Mortean 1, a, 1 a 0 Tarcentina Batte nuova San Danielese 5 a 2, risultato spettacolare. Vittoria del Faulghi sul Cassacco per 2 a 0, altra vittoria in trasferta, quella della Risanese 3 a 1 sul Santa Maria. Vittoria un po' a sorpresa in questa giornata, cambia. Eh, cambia quindi la classifica, prende quota il Real 27 punti, va a più 6 da Fulgor e Risanese che si trovano a 21 punti, 20 punti invece per la Variana Isontina. Vedete ormai comincia a staccarsi davvero il Real. Punti importanti per la Buiese che ha battuto l'Isontina, quindi si posiziona a 14 punti, aggancia la nuova San Danielese, Santa Maria a 12, Martignacco 7, Rive 6, ultimo posto per il Camporiacco a 2 punti. E proprio riguardo Buiese-Isontina, la partita che vedremo andiamo con il titolo del messaggero Veneto, dice Buiese tutta grinta ridimensiona l'Isontina. Nei commenti Zappamiglio dice prova di carattere per i suoi che fanno punti salvezza, Trangoni eh, sottolinea le disattenzioni fatali. Chiudiamo con la prima categoria, Girone C, andando a visionare i risultati classifiche. L'ultimo giro di grafica, Aquileia batte azzurra 2-1, Domio batte muglia 3-0, Isonzo Breg 2-2, Mariano Turiaco 0-0, Sant'Andrea Pro Romance 3-0, Sistiana Primorec 3-1, Terzo Sovodne 2-0. Riposava la gradese classifica. Granese, appunto, in testa, 24 la insegue il break. Ma anche lì, la, il Sistiana, vittoria importante sabato, 23 punti. Che ha staccato, il Sistiana ha staccato il primo, rec, posizionandosi a più 4. Attenzione a Sant'Andrea che sale in classifica, 17 in fondo. Muglia è terzo a 9 punti. Azzurra e Turiaco 5 punti. Ed è proprio il piccolo a sottolineare eh, negli anticipi le vittorie di Sant'Andrea, Sistiana e Domio. Che triplette, triplette che vanno a dipingere davvero la loro classifica Sistiana e Sant'Andrea in particolare. Ebbene, dopo tante parole, dopo aver visionato l'ampio panorama della prima categoria, cominciamo con la, la prima gara, le prime immagini, la partita. Prima categoria girone B, cade a sorpresa l'Isontina, ormai è molto lontano il Real. Udinest, le immagini di Maria Luisa Bertogna per, eh, che ci raccontano questa sfida tra Buiese e Isontina. Prima conclusione di pizza meglio parata facilmente da Fornasiere e poi bomba su punizione. Qua molti brividi per il portiere della Buiese. Padroni di casa che si gettano in avanti con questa azione davvero molto insistita. Tutto per vie orizzontali fino alla conclusione poi parata in due tempi dal portiere dell'Isontina Romano. Il vantaggio arriva su calcio di Rigole. rigore, Regazzo, viene atterrato da Zaccomer, dal dischetto si presenta Bomber Pillon che aiutato anche dalla sorte riesce a siglare l'1-0, c'era arrivato la toccata Fornasiere come possiamo vedere ma non riesce a deviare eh, lontano dalla sua porta, alla fine il pallone Carambola in rete, ancora Isontina pericolosa. Nella ripresa arriverà il pareggio della Buiese con questa giocata in area davvero molto bella di Mansutti che con un gioco di prestigio riesce a superare la difesa dell'Isontina. A questo punto la squadra Rittanangoni deve provare a rimettere la freccia ma non ce la farà anzi la Buiese ancora ad impegnare Romano a questa respinta e poi sul finale colpo di tacco pazzesco ancora più pazzesco il gol di Molinaro un gol davvero da ricordare per la Buiese bellissimo azione fantastica e la chiude con un pallonetto con questo tocco morbido proprio Molinaro e la Buiese batte Lisontina 2 a 1 con una gara davvero da incorniciare Saliamo in promozione, cominciando con la promozione Girone A. E anche in questo caso andiamo con il riepilogo della undicesima giornata. Prata Spal 1-1, Fiume Veneto Bannia batte Reanese 2-1, Diana batte Profagania 3-1, adesso ci fermeremo su questo derby giocato in anticipo. Ecco una delle vittorie di giornata, Pravis batte Flaibano 3-2, Lignano Teor 2-2. Rivignano-Flumignano 3-0, Brian batte Porcia 3-0, e altra vittoria in trasferta, quella del Bannia sul sesto Bagnarola. Per 2-0, la classifica Rivignano: 7 vittorie consecutive, 25 punti in classifica. Primo, segue la sorpresa o oh, ribattezzata favola: Pravis Domini 23, Fraibano perde quota 21. Profagania e Porcia 19, si affaccia tra le grandi anche il Brian insieme al fiume e agganciano Bannia 17. Con il Bannia 17, poi parte destra della classifica, Prata 14, Lignano 13, Diana 12, Flumignano 11, Spal 10, il Teor con l'Areanese è un po' staccato a 8 punti, chiude il sesto Bagnaro la 6. Ma attenzione, questo Teor che ha dimostrato carattere andando a rimontare, possiamo rientrare, andando a rimontare proprio il Lignano in trasferta, un Lignano abbonato ai pareggi prende quota al Diana con, eh, per quanto riguarda la zona salvezza 12 abbiamo dedicato a questa squadra la copertina ma adesso ah, andiamo a, a visionare la sintesi sottolineando come ha fatto il Gazzettino sempre in rassegna stampa che questo appunto è il derby di sabato la matricola Diana ha vinto un derby storico ottiene un successo storico dice il Gazzettino e noi ce lo vediamo con le nostre immagini Diana profagagna e poi le interviste Diana Fagania, Krapitz nella sua storia negli ultimi 9 anni ha sempre incontrato il Diana in tutte le categorie. Foscani è un ex, 11 anni alla Pro e poi quel derby giocato nell'86 siglò l'attuale sindaco di Fagagna, Chiarvesio, il gol decisivo. Da allora Fagagna è sempre stato nelle categorie nobili del calcio dilettante. e adesso il Diana è venuto qua a fargli visita per un derby assolutamente nuovo e affascinante Tisiot, Cross bene col destro, pece dall'altra parte ottimo lo scarico, prova a girarsi ma non trova la porta non trova la palla di Fante, quindi sfuma questa occasione per il Fagagna. Parte la banderina basso, esce per Mairo che dovrebbe andare col destro, va infatti col destro, pallone resta lì, di Fanto in fuori gioco Mettinao. Scende anche Pecile che porta a palla, adesso accende a Giacometti per il triangolo che viene chiuso, punta l'uomo, rientra sul destro, arriva Mairo col sinistro, bellissimo gol, il sinistro di Mairo un pennello, fa Gagna 1, Diana 0, lo scambio vincente tra Pecile e Mairo. Un'ennesima prova che è arrivata nel derby, lo sta decidendo lui adesso. Carnelos los col destro, la girata, non ci credo! 1-1, un pallonetto di Carnelos, Diana 1, Fagania 1. Deciso il derby in questo momento da due magie, da due tocchi d'arte. Punta questa invece, è stata una, quasi una giocata da trequartista. Insomma. Ancora lui viene servito in profondità da Gabriele Pecce, le rimette al centro S. Montagnese, che va a recuperarla. Non era facile, sembrava aver perso il tempo. Poi c'è anche il fallo ha attenzione ma non riesce nel contempo a purgere davanti ci prova adesso con Gabriele Pecci che si porta a palla sul destro poi lascia per la grande conclusione di Colautti e qua invece Montagnese si dimostra attento e mette in angolo con l'aiuto del palo va col destro Sauro Perganzini, che l'aveva chiamata infatti mette giù col sinistro mette al centro Carnelos! Diana 2 Profa gagna 1 il derby ed è il Diana! E adesso dopo la rimonta deve provare a recuperare il Fagagna. Ancora Ganzini, prova ad allungare questo pallone con il destro, attenzione alla ripartenza, la, no, passa, sembrava averla sprecata al Diana e allora va da solo, Iacuposchi, Diana 3, Fagaglia 1, è la festa del Diana, è la vendetta che cercava dal 1986 e questo derby a questo punto è veramente suo. Diana 3, Fagagna 1, il protagonista è Carnelos insieme a tutto il suo Diana che vince una gara preziosa per la salvezza, ma soprattutto torna a vincere un derby dopo quasi 30 anni. Gian Pietro Krapic, mister del Fagagna. Allora. Come si riassume questa partita con un secondo tempo dove siete mancati o c'è dell'altro? Sì, un secondo tempo dove siamo mancati in pieno, un po' anche il primo, però abbiamo cercato di fare le cose fatte un po' meglio, abbiamo affrontato una squadra che ci ha messo più voglia di noi, come era forse prevedibile, che ci mettesse voglia e carattere, e alla fine è maturato questo risultato che è comunque giusto. Voi avete fatto finora un buon campionato, no? questo però... È un piccolo passo indietro, in un certo senso, quello di oggi? Ma ah sì, come ci eravamo sentiti anche il telefono. No? Il nostro problema è la continuità per cercare di fare un campionato di vertice per vertice. Non intendo sicuramente vincere il campionato perché non era nelle nostre previsioni. E, e, però ormai che ci troviamo comunque lì tuttora, al di là di un punto in più, un punto in meno, è la prestazione... Di caratteriale che lascia un po' disorientati, dovevamo dare un'impronta diversa, di voglia e di cattiveria agonistica e di voglia di raggiungere il risultato. Questa è la nostra grande mancanza in questo momento. Ci serviva prima di tutto per i tre punti della classifica, ma anche a livello morale ne avevamo bisogno. Dopo che domenica scorsa abbiamo preso il gol nel 93 quindi magari un po' a livello psicologico avevamo pagato. Oggi sono veramente orgoglioso dei miei ragazzi perché è andato tutto come avevamo preparato la settimana e quindi sono molto contento. Prova che possiamo definirla concreta, la vostra? Eh sì, direi di sì. La concretezza è stata la nostra arma e la compattezza del gruppo, l'unione, si è vista insomma in tutto, a partire dai, dai dirigenti, dalla società, da tutti la settimana. Siamo. Siamo compattati e abbiamo, hanno dato tutto ai ragazzi. E quanto conta questa salvezza per voi? Questa eh, vittoria eh, per voi in fini della salvezza? Più che altro, essendo un derby, ha sempre la sua importanza. Sono tre punti importanti, quindi posso, può essere Fagagna, può essere una qualsiasi squadra. Per ora l'importante è fare punti e salvarci prima possibile. Fare gol come hai fatto oggi, però in un derby, ha un sapore diverso. Vale il doppio soprattutto perché io quasi sono sempre stato in una squadra che col Fagagna faceva derby tranne un anno, quindi per me è una gioia superiore ancora. Come ti è venuto quel gol? L'abbiamo provato in allenamento più di qualche volta. Quindi dai, dai e dai, prima o dopo viene. Ah sì, il primo gol, dico quello in pallonetto. Sì, sì, abbiamo provato uno schema in allenamento quello. Quindi è evoluto. È evoluto. Muovono poco la classifica, continuiamo con la promozione Girone A, Prata e Spal, un pareggio che fondamentalmente serve a poco. In copertura abbiamo i gol, ringraziamo il Prata per queste immagini che ci arrivano. Il vantaggio, come vediamo, segnato da Marchiori, che arriva prima di tutti su un pallone in profondità, anticipando il portiere per il gol dell'1-0 dei padroni di casa. Ma arriva nella ripresa al 34 il pareggio di Stocco con gol discusso. Francamente non possiamo eh, eh, sbilanciarci su questo eh, pallone che dovrebbe aver oltrepassato sicuramente la linea di porta, anche se c'è stata qualche protesta. Finisce 1 a uno questa sfida tra Spale e Lignano, ma noi torniamo a mostrarvi sintesi e continuiamo dopo questa copertura eh, concentrandoci sulle prime della classifica in promozione girone a detto del rivignano che vola con le sue sette vittorie consecutive numeri importanti beh dietro c'è appunto la favola pravis domini ma come detto sta prendendo quota anche il brian rassegna stampa il gazzettino dice colpo grosso del pravis fiorotto firma il secondo posto momento magico Targato Fiorotto, ma dell'intero Pravis. Complimenti a Mister Pino Rauso. Messaggero Veneto, Brian in giornata di grazia. A Porcia bastano 10 leoni, inferiorità numerica, ma vittoria netta per il Brian di Mister Verri. Porcia, Brian, Flaibano, Pravis Domini, le altre due sintesi della promozione Girone A. Le immagini di Mirko Fadelli, il Porci cade in casa contro il Brian che continua invece il suo momento magico per volare in zona playoff. La partita regala ben poco nel primo tempo. Con azioni degne di nota davvero limitate qua una buona parata di Lavaroni. Poi le squadre si fanno spostare spesso pescare in fuorigioco o quando cercano di concludere verso la porta lo fanno senza rendersi particolarmente pericolose come testimoniano le immagini l'episodio importante proprio sul finale di primo tempo quando un lancio mette in difficoltà la varoni che sbaglia il rinvio, e per rimediare, va a prendere il pallone con le mani fuori dalla propria area di rigore. Arriva il cartellino rosso, resta in 10. Il Brian, ecco qua l'errore di Lavaroni. Il Brian, però, anche se in 10, nella ripresa si dimostra squadra davvero con carattere. Mian spreca una buona occasione, servito da Tardivo, ma poi, proprio Mian serve il pallone che Cotruffo riesce tra finte, fortuna ed equilibrio a piazzare in rete con un colpo da biliardo, una grande giocata dell'ex Ancona che ormai è davvero irresistibile. L'altra grande giocata della partita che porta il Brian sul risultato di 2-0 porta la firma di Amabile che mette a segno un gran gol col destro dopo aver stoppato palla con grande Capacità tecnica e aver lasciato sul posto i fin troppo molli difensori del Porcia. La squadra ritita da pieve così continua a subire e Zambon spreca in maniera clamorosa il tris. Fino all'episodio finale quando un Cotrufo ormai incontenibile vola via, Santa Rossa lo mette giù e l'arbitro non può far altro che fischiare il calcio di rigore e dal dischetto Cotrufo non sbaglia. Tre vittorie consecutive, nove gol siglati, nove punti. Il Brian festeggia così i suoi numeri. Le immagini sono di Erbino Odorico, ringraziamo il Flaibano, la crisi della squadra di casa, la favola del Pravis Domini in questa undicesima giornata. Eppure il Flaibano era partito bene con il diagonale sinistro di Max Rossi, vediamo come riesce a liberarsi dell'avversario e poi battere il portiere Vivan. Gol del vantaggio, poi Pinzano mette in difficoltà la difesa del Pravis Domini che però se la cava. Ma inizia a giocare anche il Pravis a mettere in difficoltà la difesa orfana di Gallinelli. Qua Cortiula ci mette una pezza sul, eh, sulla conclusione di Zanotto. Fino al gol del vantaggio, il gol di eh, Fiorotto servito da Bara, il colpo di testa ad anticipare il difensore. Pravisdomini Domini pareggia quindi Conti. Altra discesa pericolosa. Stavolta in qualche modo mette una pezza Righini fino al gol del 2-1 e Fiorotto a prendere la traversa con il destro. Pallone rimesso al centro da Bara e sottoporta il gol del 2-1 siglato da Fiorotto. Si sì, rifà vivo in avanti il flybano ma Marco Rossi viene anticipato, poi ancora attento. Cortiula in uscita. Siamo nella ripresa e Massimiliano Rossi ci prova con un destro che finisce alto sopra la traversa. Altro pallone in profondità a cercare Vitt, ottima l'uscita di Vivan. Il Pravis ci prova e colpisce anche un palo. Si dispera il giocatore rosso blu dall'altra parte la squadra di casa di Pizzolito che ha inserito anche Namio in prova a cercare il gol del pareggio Dodorico salva in questo caso il Pravis il Pravis che troverà poi il gol del 3 1 il gol di Bojan su grande assist ottima giocata in questo caso di eh, Zanutto. rivediamo il destro che non lascia scampo a Cortiola, che invece poi si dimostra gran portiere con una parata davvero splendida. Prova a riaprirla il Flaibano e ci riuscirà anche con Namio, gol del 3 a 2, ma non basta, il Flaibano perde la sua seconda gara consecutiva, il Pravis Domini è secondo in classifica, è una bella realtà, una bella favola del campionato. Cambiamo girone, passiamo al girone B di promozione e continuiamo con le classifiche. Quadro completo della giornata. Questa è la partita pazzesca, vedremo fra poco il titolo del messaggero. Gonars batte Trieste 6-3 pazzesca davvero come partita, Torviscosa invece di misura e quanto basta per battere la Cormonese e restare in testa vince 1 a 0, Costanunga batte Sevegliano 2 1, Juventina Ronchi 2 0, sette vittorie consecutive della Juventina, Muzza Valentisone 1 a 1, San Giovanni Procervignano 2 a 2, San Luigi batte San Giorgina 5 0 e infine il sabato la vittoria. Dell'Aurora Torreano con la torreanese per 1-0. La classifica quindi vede in testa il Torres Cosa 29. Segue il San Luigi a 25, il Juventina 22. Si staccano. Sevegliano e San Giovanni e Costa Lunga 18, Trieste 17, anzi prende quota il Costa Lunga. Attenzione, eh? bei punti salvezza, anche qualcosa di più. Gonar 16, Cervignano 15, Aurora 14, Ronchi 11, Muggia 10, Cormonese e 9, Vallatisone 7. Ultimo posto per la San Giorgina che è in crisi. Andiamo in rassegna stampa con il Messaggero Veneto che eh, dedica l'apertura al. Partita pazzesca, Gonars Trieste, gol rigori e due espulsioni. Il Gonars alla fine stritola il Trieste, interrompe la serie positiva di Musolino. Nei commenti Mr. Paviz dice attacco tra i più prolifici, il suo. Musolino invece eh, dice molto male la difesa. Insomma, i due punti di vista. Il Gonars però è una delle belle realtà della promozione Girone B da neopromossa. La classifica sorride. Da una eh, vittoria roboante, 6-3, ad un'altra vittoria netta. San Luigi che batte la San Giorgina 5-0. Il Gazzettino dice, sottolinea, San Giorgina che batosta. E sì, è una sconfitta che fa male, soprattutto al mister. E lo sentiremo nelle interviste, molto incerto sul suo eh, futuro. Sempre Gazzettino nel punto, va a sottolineare come in promozione Girone B sia... Diventata una corsa a tre per il primo posto. Torviscosa, San Luigi, che le conosciamo benissimo, ma anche la Juventina con la sua, come detto, settima vittoria consecutiva. Ma concentriamoci sulle grandi, sulle prime due della classe, in promozione girone B. Oggi vi proponiamo la eh, doppia sfida a distanza, la sfida a distanza tra San Luigi e Torviscosa. San Giorgina, San Luigi, Interviste e poi Cormonese-Torviscosa. Vediamo. In tribuna il recente passato della San Giorgina con mister Barbana, in panchina il presente incerto di mister Zuppichini con la sua San Giorgina sempre più in fondo alla classifica, una squadra che non riesce proprio a correre e paga delle ingenuità clamorose. Così nonostante un primo tempo fondamentalmente attento, la prima occasione il San Luigi passa con il gol di Gerbini. Il numero 10 esulta. Per questo gol che sblocca l'incontro nei primi 45 minuti, ma sono evidenti come possiamo andare a vedere le responsabilità della difesa e del portiere della San Giorgina. La reazione di mister Zuppichini la vedete, sconsolato per questo gol che sicuramente influisce sull'andamento della gara. Eppure Sessi prova a servire un assist d'oro a Kojanic, Aiello riesce a recuperare e poi bidoggia col sinistro, per poco non inquadra la porta andando a siglare quel gol che sarebbe valso il pareggio. Nulla di fatto, poi ci prova anche Stipancic, conclusione deviata. La San Sanzorgina è tutta... In questi calci di punizione, ma o oh, non è preciso o Conclude debolmente e nella ripresa ancora gol del San Luigi, sempre da calcio d'angolo e il colpo di testa di Cosman fa infuriare naturalmente il Mister. Un gol così non si può prendere, eppure altro errore. Il San Luigi va sul 2-0. E nella ripresa poi non c'è più storia. Il Tris lo sigla bomber Ciriello che salta facilmente gli avversari e poi. Con il diagonale sinistro non lascia scampo al portiere. 3-0. Ancora San Luigi, azione un po' confusa in area, e alla fine il triangolo si chiude. Ma Kasseler non trova la porta. Kasseler che troverà comunque il gol del vantaggio. Grazie ad un calcio di rigore procurato da lui dopo questo intervento sconsiderato di Mian. Dal dischetto il numero 7 non sbaglia. Ancora San Luigi per il gol del 5-0 siglato da Millo, appena entrato. La partita finisce così dunque, con la cinquina del San Luigi che poteva diventare anche un bel 6-0, ma 5 può bastare. Ecco, mister, manca, manca un po' di rabbia a questa squadra che deve giocarsi un campionato per salvarsi. Oggi io ho visto una squadra un po'. mi passa il termine molle. Molle credo sia, sia la parola giusta. Non possiamo concedere dopo che gli equilibri in campo sono stati buoni, e quindi la parte tattica era presente, la squadra era presente. Su dei falli qualsiasi, sulla zona esterna o su un calcio d'angolo come è stato il secondo gol, eh, abbiamo concesso libertà in area di rigore, ma in area di rigore anzi in area piccola diciamo, per, per poter concludere liberamente di testa verso la nostra porta. Cosa ci può dire sul suo futuro? Parleremo con la società e chiaramente dopo, dopo un risultato così pesante c'è una grossa delusione. Io ci tenevo tanto a far bene questa partita. Venivamo da altre due partite importanti con Trieste Calcio e Torviscosa dove non abbiamo raccolto niente. E... Giocando, eh, io dico allo stesso livello delle squadre avversarie, come, come ripeto, abbiamo proposto oggi il primo tempo, c'è da discutere cosa, cosa vuole la società, e io voglio un momentino, un momentino riflettere dopo, dopo questa sconfitta, così 5-0. Poi secondo tempo probabilmente loro anche sono calati, però devo dire che forse anzi sicuramente la strigliata in spogliatoia alla fine del primo tempo ha servito perché peggio di così non si poteva giocare. Siamo entrati convinti, concentrati, abbiamo lasciato poco spazio, abbiamo finalmente giocato palla a terra, fatto girare la palla e lì dopo, grazie anche al 2-0 sul calcio d'angolo, però secondo tempo non c'è stato proprio partita. Ecco. Che partita sarà invece quella? lunga che durerà una stagione immaginiamo col torviscosa si può, si può competere con questo torviscosa fino alla fine mister ma il torviscosa adesso come adesso è giusto che stia sopra di tutti perché ha un qualcosa poi sta dimostrando anche il, tutto il valore e noi speriamo sempre un, un calo un loro calo e quindi però dobbiamo essere bravi sempre essere sempre pronti e quindi non sarà facile però tanto di cappello fino adesso se lo meritano al primo posto Pormonese arriva a questa partita con l'assoluto bisogno di fare punti per continuare ad inseguire l'obiettivo salvezza obiettivo che invece è completamente diverso per il Torviscosa capolista e si parte in questo momento con il fischio dell'arbitro Bignucolo di Pordenone, avanza al laterale, il lancio lungo verso Selva che mette giù bene il pallone Selva al diagonale e 3 c'è la deviazione sì, di Buso Bene, ha anche un passato professionistico, come molti ricorderanno. Il suo calcio d'angolo, la palla è dentro, rimane lì. Il tocco poi di, Dalpi, di Baldin, scusate, che porta in vantaggio il Torviscosa. La palla era rimasta in mezzo all'area. Il tocco decisivo è stato di Simone Baldin, cross di pelo in mezzo. Venerus difende palla, prova dalla distanza. Venerus il tiro e la palla toccata da una gamba cormonese. L'MLM scivola accanto al palo dal forno. Venerus, bello tutto di prima con Grop che lancia nuovamente dal forno. Apre alla grande verso Marino, che ha spazio, entra in area Marino. Il tiro di Marino e la palla che sfila di nulla a lato. Grop lotta, perde palla Fabris bene, tutto, tutto molto bello Corponese di prima, ancora Fabris in mezzo Selva, il tiro di Selva e la palla che sfiora il montante e riparte il Toro sbaglia Marino per il Sinotto avanza per il Sinotto apre dalle parti di Selva in area Selva, il tiro di Selva che viene murato da Buso il rilancio di Buso e solo Veneruz ha eh, il tempo di metterla giù e di cercare in mezzo grop di testa. E bravo Sorzi a chiudere sul primo palo. Secondi concitati qui a Cormonso, Ancora Beltrame apre. Favero è finita qui però. Torvis Cosa batte Cormonese 1-0 con il gol al tredicesimo di Simone Baldin. È il momento di una nostra nuova rubrica dedicata alla promozione a cura di Simone Fornasiere. I promossi e bocciati. E poi ci ritroviamo per l'Eccellenza. Promossi. Pravis Domini. Vince Flaibano e dimostra di saper stare tra le grandi. Il sogno continua. A Pravis Domini non vogliono svegliarsi. Juventina. È la squadra del momento. Settima vittoria consecutiva e rincorsa all'Eccellenza che continua. Gonars fa sei reti ad un Trieste Calcio in splendida forma. Che inizio di stagione per i nerazzurri. Matricola Terribile. Bocciati. Lignano. Si fa rimontare due reti dal teor e in K nel settimo pareggio stagionale. Salto di qualità ancora rinviato. Torreanese lascia all'Aurora il derby e punti salvezza vitali. Dov'è finita la bella torreanese dello scorso anno? San Giorgina, sprofonda in casa con il San Luigi ed in classifica all'ultimo posto, cambiare marcia prima che sia tardi. Zanutta, il nostro mondo. È la tua casa. Edilizia, idraulica, porte, ferramenta, ceramiche, arredo bagno e molti altri articoli. Ti aspettiamo nei nostri punti vendita con tante promozioni e novità. Scopri di più su Zanuttaspa.it. Gruppo D'Or 2000. Stile e qualità. I valori vincenti del Gruppo Door 2000. A Portenone, su 30.000 metri quadrati di area produttiva ecosostenibile. Ricerca e innovazione fanno del Gruppo Door 2000 l'eccellenza nel design. Per lo showroom, per la casa, Gruppo Door 2000. Eccoci qua sempre con Dilettanti in gol Sudinese Channel, l'esordio di questa trasmissione dedicata al calcio regionale, le immagini e l'analisi della giornata di campionato ogni lunedì il calcio dilettanti in onda Sudinese Channel. Noi adesso ci concentriamo sull'eccellenza, è il momento dell'eccellenza, la massima categoria dilettantistica e poi ci sarà uno spazio anche per... L'interregionale, la serie D. Classifica, risultati, classifica. Andiamo con il riepilogo di questa undicesima giornata. Cheostore 0-0. Vittoria di giornata, è quella del Cordenon sul Vesna 3 2. Gemonese Batte Virtus Corona 1-0. Decide l'ex Mosanghini. Zaule batte Rumignacco 3-0. Continua la corsa del Ciarnis Muzzana che batte la Manzanese 2-0, Tormezzo Sanvitese 2-2, Tricesimo ISM 1-1 e poi UFM e Monfalcone oltre 11-0. Una vittoria che entra nella storia, negli almanacchi del calcio dilettantistico. Classifica 3 in testa, 3 squadre, Vesna UFM e Ciernese Muzzana 28 punti. Cordenons 24, Tolmezzo, 13, 17, Manzanese 15, Chions 14, poi parte destra, perde un po' quota la Virtus, eh, non bene eh, il Lumiñaco che viene agganciato dallo Zaule a 10 punti. Gemonese 9, Torre ISM 8, 0 vittorie in eccellenza per l'Oltre che resta ferma a 2. Ci arriveremo. In, eh, adesso ci concentriamo sui pareggi di questa giornata, 3 pareggi. uno. Con gol, con tanti gol, 2 2 tra Tolmezzo e San Vitese, il Messaggero Veneto sottolinea il record di Gregorutti. Gregorutti ne fa 100 e salva i suoi con questa doppietta. Sono 100 gol in eccellenza per uno dei giocatori più importanti e più grandi di questa categoria. Il Tris di Servizi, questo treno, il treno dei pareggi, Chion Storre, tricesimo SM. E appunto tolmezzo San Vitese. Vediamo. Le immagini di Dario Andretta i gialloblu festeggiano dopo aver raggiunto la finale di Coppa Italia. Ma nel derby col torre non vanno oltre lo 0 a 0. La squadra viola ci prova con il destro diagonale di Giordani, palla a lato. Ancora Torre che attacca, palla che arriva sul fronte destro, De Zorzi rimette al centro, va a bloccare Peruc. Si vede anche il chions di mister Sante Bernardo, la conclusione di Paciulli però è centrale. Ancora De Zordi, spina nel fianco sul esterno destro, la difesa si salva, ma attenzione, Fassan va col destro, grandissima risposta di Peruc che compie una parata davvero da grande portiere. Rivediamo la sua deviazione sul bel destro di Fassan. Il torre continua ad attaccare, mette in difficoltà i più quotati avversari del Kions. La girata di Urbanetto viene deviata e finisce fuori di un soffio. Tornano ad attaccare i giallo-blu, colpo di tacco illuminante di Zusso. Roveredo mette al centro, blocca Calligaro, poi il Chion si prova con uno schema su calcio di punizione, il sinistro finisce a lato, brividi per il Torre, siamo nella ripresa. I Viola ricominciano ad attaccare, da posizione ravvicinata non riesce a far male la squadra di mister Giordano che si ripropone in avanti sempre con il solito De Zorzi. Che non inquadra però la porta da posizione favorevole. Tocca anche al Chions, però, provare a far male, il tentativo di Spadotto è da dimenticare. Poi il rilancio di Peruc, colpo di testa a prolungare per Pacciulli che viene però pescato in fuorigioco. L'occasione più importante per Pacciulli arriverà però poco dopo. A Tà, va il cross col sinistro, da posizione ravvicinata a Pacciulli di testa sembra gol e invece il Torre si salva. Merito di uno strepitoso Calligaro che va a avviare con la mano destra. L'ultima azione per il Torre. Non porta al gol, finisce 0-0. Un bel derby, ma senza rete. L'ISM Gradisca che ringraziamo per le immagini. Strappa un punto a tricesimo la partita. Non era iniziata benissimo per l'Italia perché Carlos, grazie ad una prodezza, portava in vantaggio il tredicesimo. Ecco qua il gol dell'1-0 che possiamo rivedere e eh, che altro dire se non bello davvero. Applausi per lui questo sinistro precisissimo, angolato, palo gol, tredicesimo-1, ISM-0. Qua Carlos serve in profondità. Nardi che non riesce a girare in porta con il suo diagonale sinistro. La reazione dell'SM, l'assist in profondità di Lius de, della Pietà, però c'è il fuorigioco in questo caso di Paolucci. Attenzione a questo episodio, Nardi va via, viene fermato dall'arbitro che è turno di Pordinone per ammonire il giocatore dell'ESM. Erroraccio, non, ha la, non lascia la regola del vantaggio, grave davvero l'errore, poi viene bloccata la... Punizione calciata da Favero, mentre Nardi ancora con un diagonale sinistro non riesce a trovare la porta. Passiamo quindi alla ripresa: quando arriverà il gol del pareggio degli SM? Quale prove generali? Prima di un'altra azione offensiva del tricesimo. disinnescata però dal portiere Furios, e di testa sarà Paolucci a pareggiare i conti. Altra. Situazione in cui ci va vicino l'SM. Poi il tocco, la girata di testa, che vediamo di Paolucci, riesce a trovare l'angolino e fa 1-1. Questo sarà il risultato finale, anche se ci proverà ancora l'SM, proverà anche a vincere botta e risposta, ma il risultato non cambierà. Un punto che, diciamo. Fa bene al morale per la squadra di Marco Rossi, che ha bisogno di trovare fiducia per cercare questa salvezza. A mezzo piove si gioca sul sintetico, nonostante. Le avverse condizioni meteo, la tribuna non coperta, le immagini ci arrivano comunque grazie a Flavio Cimenti per queste eh, riprese dalla Carnia che vedono la San Vitese passare in vantaggio per ben 2-0, poi essere rimontata all'inizio, parte bene la squadra di Baccio Damiani, ma non riesce a far male al portiere della eh, San Vitese. Poi un'azione offensiva dei biancorossi, palla in area e qua è Cucciardi a battere il portiere Nardoni. Il gol al ventunesimo con questo sinistro che non lascia scampo da posizione ravvicinata. La reazione dei Carnici con questa punizione bloccata da De Zordo. Poi il portiere della San Vitese compie una grandissima parata dopo il calcio di punizione di Gregor Vola letteralmente a deviare questo palazzo. Altra azione, altra parata di De Zordo, molto attento sul sintetico di Tolmezzo. Poi invece deve essere Nardoni a eh, sbarrare la strada, a, a mettere in difficoltà l'attaccante da San Vitese lanciato a rete, una San Vitese che continua ad attaccare. Qua trova solo l'esterno della rete. Partita vibrante quella tra Tolmezzo e San Vitesse. Faleschini la botta, De Zordo la respinta. Poi posizione di eh, fuorigioco. Vedete la squadra di Baccio Damiani che però nella ripresa va a subire il gol del 2-0, che potrebbe tagliare le gambe a tutti i segni ancora Rosa Gastaldo, ma la sanvitese non ha fatto i conti con l'orgoglio del tormezzo, ma soprattutto non ha fatto i conti con Gregorutti, che comincia a impensierire la squadra biancorossa su calcio di punizione, De Zordo è sempre Attento, davvero bravo il portiere della San Vitesse, ma qua la difesa lascia spazio al Grego e lui va a fucilare letteralmente De Zordo Col suo destro, non gli lascia scampo, con questo gol e con il calcio di rigore sigrato sul finale, regala al Tolmezzo il pareggio e a se stesso i 100 gol in eccellenza, il rigore procurato proprio da lui per questo fallo in area, finisce 2-2 e il Tolmezzo si aggrappa al Grego e strappa un punto. In fondo alla classifica si muove lo Zaule, lo abbiamo detto, è una delle vittorie più importanti, quella contro il Lumignacco per 3 a 0. Anche il messaggero Veneto sottolinea come questo sia un colpaccio. Il colpaccio è quello dello Zaule che vince il Lumignacco spreca. Sintesi con le riprese di Loris Modotti, la vittoria dello Zaule a Lumignacco. Brutto passo falso del Luminiacco in casa contro lo Zaule che lo aggancia in classifica. Le immagini di Loris Modotti ci portano alla cronaca del match. Grande azione di Michele Nardella che riesce a servire Olivotto che salta al portiere ma calcia clamorosamente a lato. Ancora Michele Nardella, il suo traversone, parla al limite, la girata sempre di Olivotto. Che però è debole e imprecisa. Ma Lumignacco sta bene, fa la partita, crea occasioni come vedete, ma non riesce a trovare il vantaggio. Merito anche di un attento Stefano Furlan. Dall'altra parte comincia a rendersi pericoloso lo Zaule, giocata di Mormile che riesce a colpire di testa, ma c'è la mano provvidenziale del portiere Zanier. Questa è l'occasione del. Dello Zaule che troverà poi il vantaggio, cross dalla sinistra e puntuale arriva Chen che anticipa Fabiani e di testa mette in rete per il gol dell'1 0. Vantaggio dopo aver subito molto lo Zaule, passa a Lumignacco e eh, ci prova, naturalmente prova a reagire la squadra di Pino Cortiura ma subisce anche le ripartenze dello Zaule, in questo caso se la cava. In qualche modo il portiere eh, di casa, sempre Zanier. Siamo nella ripresa e eh, va alla ricerca del pareggio il lumignacco Olivotto. Ci prova col sinistro, si era smarcato bene in area, ma non trova la porta. Non mancano le, le azioni offensive per questo lumignacco ma nessuno riesce a trovare il guizzo vincente in area punizione vincente invece quella di Kalin che torna a disegnare traiettorie come non accadeva da un po di tempo e così archivia la partita Zaule 2 lumignacco 0 di fatto con questa giocata si spengono le speranze della squadra di Pino Cortula che comunque prova a riaprire questo Incontro, come potete vedere, Furlan è attentissimo e mette in angolo dopo questa bella girata di testa. Cortura si gioca anche la carta Tartalo, lui ci prova, ma da simile distanza non può trovare la porta. E alla fine arriva anche il gol di D'Aliesio, che vale lo 0-3. a Vince lo Zaule e sono punti d'oro per la salvezza. Adesso in eccellenza è il momento delle grandi, le partite più attese. La vittoria del Cordenons, Cordenons impresa all'ultimo istante. Questo è il titolo che gli dedica il Messaggero Veneto a Sian e compagni. Grande realtà dell'eccellenza, po quarto posto eh, ha vinto contro il Vesna. è La prima sconfitta stagionale per il Vesna che ferma così la sua marcia da record. Attenzione. Ci avviciniamo prossimo weekend, è il momento, dodicesima eh, giornata di Vesna UFM. Eh, saremo prontissimi per raccontare questa eh, sfida. L'altra grande è il Charlins Muzzane che eh, ritrova la vetta, come dice il Gazzettino, eh, grazie alla sconfitta, la vittoria del Cordenosa, sconfitta del Vesna, eh, ritrova il primato Charlins Muzzane. E allora vediamo Manzanese Charlins. La manzanese che ci fornisce le immagini non riesce a fermare la corsa del Cerlins-Munzani nonostante una buona partita. Finisce 2-0 e quindi primo posto per la squadra di Birtig. All'inizio poche occasioni nel primo tempo, qua la manzanese si complica un po' la vita in area. Per poi farsi vedere là davanti con questo traversone che arriva dalla sinistra, il pallone arriva a Zucchiatti che mette in rete ma si trovava uno in fuorigioco e se non bastasse, due, ah, il tocco era con un braccio, come possono chiarire in maniera evidente le immagini. Quindi nulla di fatto e allora subito dopo il gol del vantaggio. Lo sigla un ex e ormai certezza del Cernes Muzzane, ovvero Fabbro, eh, sempre decisivo l'attaccante di testa. Fredda così clemente, troppo incollato sulla linea l'ex portiere del Cernes Muzzane, quindi passiamo... Nel secondo tempo la ripresa si apre con questo calcio di punizione del Ciarlins che non mette paura a Clemente ma è Zucchiatti sempre pericoloso per la manzanese, il suo sinistro stavolta è debole con qualche patema di troppo per Essini blocca. Ecco l'occasione più importante per il pareggio, la Manzanese la spreca, prima Peressini è bravissimo a fermare il bolide di Zucchiatti, poi è fortunato perché la Manzanese sottoporta, spreca con Miano un gol che sarebbe... Valso l'1-1. -1. Grave errore quindi sprecona la Manzanese che continua anche a provarci, a mettere in difficoltà il Cerny Muzzane, che sul finale andrà a chiudere finalmente la partita con questo pallone che arriva dalla destra. In un primo momento para Clemente, un tiro ravvicinato, poi non può nulla. Sul tapping di Borsetta, finisce 2-0 e per il Cernyis Muzzane è primo posto in eccellenza. Il risultato di giornata non può essere altro che UFM oltre, 11 a 0, davvero un, un risultato che lascia quasi senza parole, anche se il Presidente Bertossi ha ridimensionato un po' il caso, il Presidente Dell'Oltre dicendo insomma noi continuiamo a lavorare sereni, noi abbiamo fatto una squadra giovane, non importa quello che accadrà anche se dovremmo retrocedere, anche se ci sono sconfitte simili, noi continuiamo per la nostra strada. Alla domanda, presidente, si sì, avrebbe accettato comunque il ripescaggio in eccellenza? Se potesse tornare indietro, lo accetterebbe comunque? Il presidente ha detto sì. Certo è che questa sconfitta è davvero pesante e noi ve la facciamo vedere il piccolo attitolato a proposito di questo 11-0 UFM esagerata, 11 gol all'oltre e questi 11 gol noi ce li vediamo uno dietro l'altro. Tracollo oltre UFM, davvero esagerata. Ne segna 11, come ci testimoniano le immagini girate da Fabrizio Recchia al boito di Monfalcone. La partenza è questa, settimo minuto: Bardini agganciato in area e dal dischetto. Carli siglerà il primo degli 11 gol che vi proponiamo in serie. Calcio d'angolo, girata di testa, colpo di testa di Pratolino, traversa, palla che resta lì, Godeas ancora traversa e poi la parata di Nardoni, una delle azioni pericolose, poi gli altri saranno praticamente tutti gol. Palla in area, Godeas aggancia e fredda, così Nardoni, fermo sulla linea di porta, 2-0. Discesa sulla sinistra, velo di Godeas, destro potente angolato di Bardini, 3 a 0 per l'Unione Fincantieri Monfalcone. Poi altra azione, la discesa veloce di Miraglia sulla destra e solo una prateria davanti, decide di servire un assist per Bomber Godeas, Poker 4 a 0. La cinquina rischia di arrivare poi con questo destro che finisce fuori di poco. Nella ripresa, Godeas, pallone filtrante, per Bardini, Nardone in uscita, non può nulla, 5 a 0. E poi il gol del 6 a 0 con Acampora che aggancia in area e batte sul tempo il portiere dell'Oltre. Non smette di attaccare l'UFM, Acampora mette a sedere il portiere, serve Godas, porta vuota, gol. 7 a 0 per l'UFM, tutto facile per Goles che salta l'avversario con un tocco morbido, va a superare Nardoni e siamo a quota 8, ma non è finita come ben sappiamo, Goles per Bardini, bella azione, ma stavolta l'oltre riesce a salvarsi, Fernandez mette alto sopra la traversa. Il gol di Bardini porta a 9 le marcature, Palo Gol servito tanto per cambiare da Godeas. Grande intesa fra i due, come possiamo notare il destro è angolatissimo e Godeas eh, sigla il suo quinto gol di giornata. L'ultimo lo mette a segno Bardini. La sfida tra i due bomber finisce 5-4, 5 Godeas, 4 Bardini, 1 a Campora, 1 Carli, finisce 11-0, una gara che resterà nella storia del calcio dilettante. Altra rubrica dedicata all'eccellenza, in questo caso sono i top 11 scelti da Antonino De Blasi. I top 11 scelti da Antonino De Blasi: in porta Perecini del Charlin Smuzzane, difesa 4 con borsetta del Charlin Smuzzane e cucciardi Sambitese sugli esterni. Centrali, Cudicio della Virtus Corno e Sant'Andrea sempre del Charlins. Centrocampo a 3 con De Reggi della Manzanese, Ostovic dell'ISM Gradisca e il classe 98 Hirkic dell'UFM. Il tridente d'attacco vede Gregorutti del Tolmezzo, Godias dell'UFM e il 97 del Vesna Zolia. Andiamo a chiudere il quadro di questa puntata di Dilettanti in gol con la serie di risultati classifiche con la sfida che continua tra Alto Vicentino e Padova. Alto Vicentino batte Mezzocorona 1-0, 1-1 tra Clodiense e Triestina, Padova batte draw 3-2, Arzignano batte Cras 4-1. Legnago 5, Giorgione 2, Montebelluna, Mori, Santo Stefano 2 a 1, Belluno batte Sacilese 1 a 0, Union Prota Mai 1 a 1, sconfitta del Fontana Fredda con l'Union Ripa per 2 a 1. La classifica vede la coppia di testa, Alto Vicentino e Padova 31, grande sfida che continua. Belluno, terzo, si consolida al terzo posto del Belluno 26, a scapito della Sacilese che resta a 21. Le nostre, il Tamai si gode la sua metà classifica a 16 punti. Il Fontana Fredda resta nella parte destra a 13 Male Ma l'El Cras a 7, brutta sconfitta al poker preso dall'Arzignano. Triestina, punticino che eh, gli fa vale il penultimo posto, abbandona l'ultimo posto. E la Triestina ringrazia per questo pareggio con la eh, Cloriense. il nuovo acquisto, come vediamo. Il titolo del piccolo, prima delizia di Milicevic, la Triestina fa un punto. Il nuovo acquisto, si fa subito notare. Lo vedremo la prossima sfida al Rocco. Mentre, per quanto riguarda la Sacilese, che vede allontanarsi il terzo posto, il Gazzettino eh, spiega che questa è stata la vendetta degli ex, uno in particolare. Corbanese che ha, deciso, che ha deciso questa sfida con un gol davvero fantastico. Sacilese Belluno ce la racconta. Davide Pettarini. Anticipo del sabato di lusso per la Sacilese, che vincendo la sfida occasionalmente trasmessa in diretta su Rai Sport, potrebbe scalzare la sfidante Itallenti Belluno dal terzo posto in classifica. Per l'occasione, tra le fila dei biancorossi rientra Beccaro e si ricompatta così il tridente offensivo delle Meraviglie, con sottovia e spagnoli. Dopo una corta fase di studio all'undicesimo, il Belluno con dura via capisce che è il caso di tentare il tiro dalla distanza, idea che non risulta vincente davvero solo per un soffio, con la palla che sfiora il palo. Passano altri 10 minuti e la Sacilese risponde con un'occasione ancora più ghiotta, ma su uno dei soliti cross perfetti di Beccia. Beccaro di testa, manca incredibilmente la traiettoria corretta per insaccare la sfera. A questo punto fase positiva per il Belluno che si fa sotto in più occasioni. Al 27 è sadio a non sfruttare al meglio la gran palla dentro, servitagli da Corbanese. Al 32 esimo innescato da sotto via, Beccaro fa partire un destro da poco fuori la lunetta dell'area di rigore e la palla termina solo di poco, alta sopra la traversa. Al 39esimo ancora un'azione biancorossa con Craviari che serve in orizzontale. Beccaro ci prova ancora di prima intenzione, ma una deviazione smorza la palla quanto basta per renderla facile preda di Schinkariol. Al 41esimo, un'altra palla da destra dentro l'area della Saccilese, un altro gol mancato da Sadio. Ma l'arbitro Cataldo vede una trattenuta molto dubbia di Manucci e danni di Corbanese, e indica il dischetto degli 11 metri. Sul quale si presenta poco dopo lo stesso Corbanese, che spiazza Favaro ma angola troppo il tiro, spedendo a lato quanto basta per lasciare il risultato sullo 0-0. Scampato pericolo è Sacilese che poco prima del finale di tempo ha in questo colpo di testa di sottovia una lampante occasione gol, ma l'idea di far rimbalzare la sfera non risulta vincente come contro il Fontana Fredda. Al terzo della ripresa il Belluno sfiora il vantaggio ma per la seconda volta come nel primo tempo il suo numero 7 Sadio manca la deviazione vincente a due passi dalla linea di porta. Al settimo Sacilese vicino al vantaggio, sottovia servito da Favretti, ingaggia sulla sinistra un bel duello con Merli Sali, ma l'attancante trova infine lo spazio per scoccare un diagonale insidioso, deviato in angolo da un attentissimo Schincariol. Al ventinovesimo numero uno ospite ancora decisivo nell'intercettare di piede un pallone che Beccaro e tutta la tribuna avevano già battezzato in rete. Spazza poi definitivamente Mosca per l'incredulità del numero 10 di casa. Al 39 quando la gara è equilibratissima, sembra già indirizzata sullo 0-0, Corbanese conquista palla poco dopo la metà campo e se la tiene stretta, poi tira fuori dal cilindro questa magia. Favaro immobile, può solo guardare la palla infilarsi sotto il 7 e Corbanese esplode di gioia. Del resto non poteva trovare un modo migliore per rifarsi dopo l'errore nel primo tempo. Gara dunque sull'1-0 e pubblico ospite impazzito e incitato dal bomber giallo blu. Immediatamente dopo la Sacilese tenta di recuperare quasi distinto con questo colpo a sorpresa di Boscolo Pappo, dal limite destro dell'area. Di fatto tutti i biancorossi hanno speso molto per contenere l'offensività degli talenti, che è l'ultima a rendersi pericolosa con questo bolide centrale di Corbanese, sul quale si fa trovare pronto Favaro. È ormai tempo del triplice fischio, con Cataldo di Bergamo che manda tutti negli spogliatoi. La Sacilese ci va delusa, ma comunque a testa alta, mentre il Belluno, che era terzo, resta terzo, ma ha più 5 adesso dalla Sacilese. E saluta da vincitore il proprio pubblico. Dalla prima categoria alla serie D, Dilettanti in gol, ben 15 partite mostrate stasera. Ci fermiamo qui, vi ringrazio per l'attenzione. Alla prossima, il meglio del calcio. Dilettanti, naturalmente, a Dilettanti in gol. Ciao.